Ok, eccoci qua. Allora, prima che riparta la canzone, io direi di iniziare. Salve, è sabato pomeriggio. Oggi in teoria non ci dovevano essere live, però ho cambiato idea. Ho cambiato idea perché sto cazzo di tutorial lo vorrei finire così posso iniziare a giocare al gioco per conto mio, invece che a dover aspettare ogni volta. 3 live per il tutorial, lo so, sono incazzato pure io. Che poi, tecnicamente il tutorial è finito. È solo che... cioè, è finito ma non è proprio finito, cioè, nel senso, dobbiamo ancora sbloccare la maggior parte delle cose. Il tutorial di gameplay è finito, adesso c'è il tutorial di Benvenuto nel mondo. Ma dai, prima iniziamo, prima finiamo. Ah, la schiena. Sono un po' dolorante e stanco. Stanco perché, come al solito, sono stanco. Dolorante perché ieri sono stato all'allenamento e sono stato bravo, mi sono allenato. E niente, cose che capitano quando ti alleni bene, fa male tutto. Allora, ci sono stati due grossi cambiamenti rispetto alla scorsa volta. Cambiamento numero uno. Adesso usiamo mouse e tastiera, perché è incredibilmente più comodo fare così, cliccare 20 robe, che usare il controller per muoversi. Poi, ho fatto tutti i tutorial, non abbiamo più punti esclamativi rossi nel menu. Ho fatto tutto. Devo abbassare un po' il volume. Dicevo, ho fatto tutto. Appena il gioco decide che posso giocare, vi faccio vedere che ho fatto tutto. Ho fatto i tutorial, ho reclamato le cose, anzi, faccio una cosa adesso in diretta. Vado sull'app di HoYoLab a fare il daily check-in per ottenere Primogen. Se non sbaglio mi danno Primogen, adesso non mi ricordo. Comunque, è Astral Jade, la giada delle stelle. Deve stare calmo un attimo sto treno, però, eh? Allora, vediamo un po' com'è che si faceva. Devo andare sulle notifiche, credo. Aspetta, però. Vuoi cosa in tempo limitato di Genshin Impact? No, non me ne frega un cazzo di Genshin Impact, grazie. Ecco qua, allora. Check-in. Olè, ho fatto il check-in. Adesso mi arriverà un condensed ether. Wow. Amazing. Perfetto. Come vedete, in questo tipo di giochi bisogna timbrare il cartellino per avere premi costanti. Comunque, adesso login bonus, tra l'altro. Che poi, mentre facevo i miei esperimenti, ho visto che il gioco mi dice: bro, hai delle quest in sospeso, le vuoi andare a fare? E io volevo schiacciare sì, però sono sul treno. Sono sul treno e... Ma non è che se io vado a fare queste quest poi mi si fotte qualcosa? Non penso. Ma metti che dovesse succedere effettivamente. Ripeto, appena il gioco vorrà farmi giocare, magari. Ah, comunque, mi sono visto per intero, finalmente, il video di Shenpai su... Oddio, ho delle cose nuove! Mi sono visto per intero il video di Shenpai su Star Rail e... Grazie. E ho scoperto la funny gags, ovvero, se quando sta per partire il treno tu dici no, guarda, in realtà non voglio salire, cioè il gioco finisce. Finisce il gioco e niente, devi rifare da capo, se non sbaglio. Ora, ecco qua. Cos'è? Chi mi ha scritto? Che è sta roba? Event Reward Distribution? Ma quale evento? Daily Check-in. Ah, perché ho fatto il check-in e poi... Ma dammi il premio subito, scusa. Vabbè. Non importa. E questi? Ma quando l'ho presi questi? Vabbè, potevo fare claim all effettivamente. Vabbè, non importa. Eccoci qua. Quindi, andiamo subito a avanzare con sta trama, sedendoci qua. Sei pronto ad andare al prossimo pianeta? Yes. Sì, aspetta. Non è che c'è qualcosa di unico che devo fare prima? Devo parlare con Gianna? Sono un po' preoccupato per ciò che... No, sono preoccupato delle cose che mi sono lasciato indietro. Ma lui non era lì. Here, let's do some relaxation exercises. The first step is to grab a hold of the root cause of your anxiety.
Ok, mi devo toccare il cazzo, quindi non ho capito. No, c'era l'opzione Fanny sopra! No! C'era l'opzione Fanny sopra, vabbè. Is this some sort of mumbo jumbo? This is science. Now for step 3. Yank out that anxiety and cast it away with all your might. Ok, ragazzi, quindi cioè non serve neanche che la faccio io la gag. Ha detto prendi proprio fisicamente in mano la fonte del tuo stress e ma proprio cioè guarda, rivediamo il log, cioè concentra tutta la tua ansia in quel punto, quindi quella cosa che avete preso in mano, e poi, respiro profondo, yanka, cioè proprio scuotila finché non esce l'ansia. Ma, cioè, non penso di dover aggiungere altro. Olè, fatto. Ho fatto... Perché non è un cazzo. Cosa sta facendo lui? Va bene. Te che vuoi? Coso. E no, che non puoi, bro. Siamo nello spazio. Al momento senza ossigeno e senza un'atmosfera, mi sa. Su Ding Dong che dorme. Cosa? Passeggero Ding Dong dorme negli archivi. Non so come fa a dormire in quella stanza, però mi preoccupo sempre che prenda raffreddore. Poi ho scoperto una cosa. Ah, il calore che esce dal server, dal computer, praticamente, fa caldo, non ho letto. Ha anche detto qualcosa sull'essere in grado di dormire on the rope, non so cosa vuol dire. Non so cosa, neanche lui sa cosa vuol dire, perfetto, siamo entrambi confusi. La telecamera pure. Qui c'è Aizen, e gli posso parlare ma solo dall'altra parte della poltrona, se no s'offende. Bro. This is your first time experiencing the warp jump, so a little discomfort is unavoidable. Okay. If you're really anxious about it, I can stay here and have a chat with you. Ma non me ne frega un cazzo, guarda. Ah, i nostri compagni. Everyone on the express, who would you like to... Allora. Vabbè, marzo non c'è molto da... Anzi, ho deciso, la rinominiamo da marzo a Marzia, perché è una tizia, quindi Marzia, no? Ha senso. Quindi abbiamo Pane Pane, Ding Dong, Marzia e Taglia Pizza. Questi sono i nomi per ora. Ah no, Flamme. Flamme, la grande maga Flamme che usa il Taglia Pizza. Boh, dimmi dalla grande maga Flamme. She's the owner of the express. Ah. We joke around calling Pom Pom the conductor, but everyone knows Himiko. Ah, quindi è una mascotte Pom Pom, ok? Non lo prende sul serio nessuno. Come il suo encounter? Ma che è un grande essere sto treno? La pallida luna. Perfetto, il sole e la luna. Fa. Ok. Once in a while you feel that she's burning herself out trying to accomplish her dream. Only someone like her is worthy of the Astral Express. I think Himiko's vision of her whole life revolves around Allora, quindi sappiamo che ci sono dei grandi esseri lovecraftiani in questo universo, di cui Valakili lì, come si chiamava, quello del fuoco che è morto, dal suo cadavere in qualche modo è nato questo treno e lei questo treno l'ha trovato. Cioè praticamente questi grandi esseri quando muoiono diventano dei mezzi di trasporto. Non è ben chiara come cosa, però va bene. Dimmi di Pom Pom, vai. I don't know when Pom Pom appeared. I think it was before I came to the express. No, wait, maybe it was after. Pom Pom is like the spirit of the Astral Express. Okay. Whenever anyone on the express needs help, they will appear immediately. It would be ill-advised to underestimate. Alzo leggermente il volume ora che parlano. Pom Pom is terrifying when they get angry. Yes, it's terrifying. Ma terrifying alla Lovecraft o terrifying alla... Oh, sì, fa le faccine arrabbiatine. Denham is a lonely child. He may appear distant and cold, but his heart is kind. Perhaps he's the way he is today because he spent so much time on the run. Sometimes he reminds me of myself
when I was young. Ok, lui è Ding Dong del futuro. Sgamato così. He once told me that he didn't know either. All he knew was that something was chasing him and that he had to run away. First from the Xianzhou, then the IPC. So he boarded the ship of a troop called the Morning Actors and escaped the IPC. After a while, he made his way to the Don't Worry. No matter who or what wants to hurt Don Hung, we won't let them. Those who dare attack members of the Astral Express should be prepared to suffer the wrath of me and Himiko. Tu, Gianni, a parte darmi una bastonata, però non so che cosa sai fare, quindi non... sei minaccioso perché sembri Aizen, però... She was trapped in ice, floating through space. We happened upon her and... Chissà in che data l'avete scoperta. It was a unique type of ice known as six-phased ice, a substance that adheres to imaginary law, meaning that external forces cannot change its form. Fa molto ridere imaginary law, come qualunque cosa con cui useranno la parola imaginary, ma va bene. Ice, no matter who it is, did so either to protect her or banish her. I believe she had been floating through space for some time. Chissà se eventualmente aveva smesso di pensare. Comunque, ho un'altra domanda. I Stellaron. Oh, dai, spiegami cosa sono. To trace the origins of this phenomenon. When it's observed by humans, or should I say, once it begins to affect the physical world, it's already too late to reverse. It's like a sudden storm that appears on a calm ocean. This sta spruzzando lui. Vabbè. Deodorante o acqua? To be filled with dangers. The mechanism whereby this mutation and corrosion spreads is the Stellarons. Allora, quindi, possibile tracciare l'origine di questo fenomeno degli Stellaron, il cancro dei mondi, bla bla bla. Troppo tardi, è come una tempesta improvvisa che appare in un oceano calmo. Cosa? Ok, ma non mi hai spiegato che cos'è, bro. Io quello volevo... letteralmente, che cos'è? It promulgated rapidly, like cancer. Mi stai spiegando cosa fa? Qual è un esempio? Eccetera, eccetera, ma non mi stai dicendo cos'è, cosa fa? Non me ancora me l'ha spiegato. Cacca. They are the army ruled by the Eon of Destruction, Nanook. Nanook non è il nome più minaccioso del mondo, and civilization and execute the will of destruction, disseminating chaos and calamity. Their actions cannot be explained by reason, because their only motivation and purpose is to destroy. Ok. Cos'è il fragmentum? Fragmentums are a phenomenon of corrosion. No, no, letteralmente cos'è? Perché te lo dovrei chiedere? Come faccio a sapere che cos'è? All matter in space that comes into contact with the fragmentum will be turned into fragmentum creations. However, you don't have to feel too burdened. At the very least, the current state of the Stellaron in your body is very stable and okay. Will not cause distortion to the outside. Ok. Va bene. Non ho altre domande. Ah, tra l'altro, volevo dire che la volta scorsa stavo guardando un po' la chat, un po' OBS, eccetera, e non me ne sono accorto. In più ero leggermente lontano dallo schermo, quindi non ho notato il dettaglio. Ma... come possiamo vedere anche qui, come si faceva tab, sì. Come possiamo vedere anche qui, se io vado sui personaggi, abbiamo sbloccato Herta. E Herta, se riusciamo a vederla, si vede po', ecco, le mani forse. Ecco, si vedono le giunture qui, si vedono le giunture. E ora capisco perché potevamo chiederle se è un robot, perché è effettivamente un robot, ma era visibile, cioè... Qui c'ha le singole giunture delle dita, qui c'ha il polso. Quando viene introdotta ti fanno vedere che cammina. Ecco, vedi questa roba qui sulle gambe. Io non l'ho vista perché ero distratto. Però poi, riguardando il video, ma riguardando cose, tra cui il video in cui la presentano, me ne sono accorto, ho fatto... Ah, ecco perché. Quindi, detto ciò, comunque il punto è che lei è palesemente un robot, si nota. Va bene, io direi che possiamo andare, a meno che... cosa qua... Flamme non ha qualcosa da dire. What's wrong? You look... Oh, I think I know what you're going to ask. Vai. You've come to the right person. Dimmi cosa ti stavo per chiedere. Sì, il treno, vai. You want to know more about the express? I'm glad.
After all, it's an important companion of ours. Non so se sta parlando letteralmente o se è in modo figurato. Cioè, chissà se il treno è un essere vivente o no. La storia dell'Express. The Astral Express was a tool created by Achivilli, the Trailblazer, giusto? Who used it to transport them. Ah, l'ha creato lui. Across the galaxy. It is rumored that there are other vehicles like it, but the Express has no such records. Pensi questa la Honkai Blue Planes, tipo Honkai Flight Simulator. Much of its valuable information lost. All I know is that the Express is an aspect of creation built by Achivilli themselves and used to travel the cosmos. As for how it was built and how it was damaged, I do not have an answer. Vabbè. Era così, agli dei piace creare treni, succede. Dove stiamo andando? The Express is traveling on a route that the Trailblaze once embarked on. The names of some destinations have been lost, but the first and final stops were both at Pagana, Achivilli's homeworld. We speculate the Astral Express started its journey from Pagana, stopping at each destination along the way before returning there for its next journey. However, the appearance of the Stellaron has caused a delay at each stop. Mm-hmm. There's a legend in the galaxy. The heart of Achivilli themselves lies in the core of the Astral Express, providing it with the power to travel between worlds. But okay, avete ispezionato, non è che avete detto, che leggenda interessante, ignoriamone, andiamo avanti. The Express existed before the Trailblaze fell. There's no way they could have had two hearts, right? However, it is likely that the Express possesses some sort of mechanism to transfer power from the Trailblaze. Cioè, ma solo perché erano, cioè, o da si ha trasferito il suo cuore, non letteralmente, magari dentro il treno, magari, forse, non lo so. Signora Achivilli, lei... Deceased Trailblaze. Their passing is still a mystery, but of all the known eons, Achivilli was the closest to mankind. In the databank aboard the Voglio sentire il doppiaggio, Rick, dai, Among the mortals, adventuring, fighting, and celebrating with them. Although they were an eon restrained by the Prima Mobile, no, il premium mobile, le microtransazioni, ce l'avevano pure gli dei. But their passing came so suddenly that it was thought they were killed by another eon. I don't believe that be the case. No, come Bloodborne, l'hanno ucciso degli esseri umani, va bene. Altre domande? La galassia. The galaxy is endlessly vast. Va bene. Oh, Madonna. Boh, la natura della galassia, vai, dimmi. I've been to many different worlds, yet I still know very little about the galaxy. Ci sono teorie. The most popular is probably the Cosmos Tree Theory. Oh no, l'albero madre, pure qui. Emanator of erudition and the first member of the Genius Society. He compared the galaxy to an enormous imaginary tree, with its leaves being individual universes. Okay, Lovecraft. Therefore, only eons who draw their energy from the imaginary and emanators who are blessed by eons can travel through the spaces filled with imaginary energy. That's why planets where civilizations exist are so similar. Okay. However, the theory has its flaws. Elias Salas, the 56th member of the Genius Society, invented remote detection, disproving that the imaginary is unique. This shook the foundation of the Cosmos Tree Theory. There are other theories as well. The stretching theory, the heat torch theory, and the parallel imaging theory. The Riddlers claim the galaxy is just a dream, and IX's followers seem to like that claim. Va bene, sta nominando cose che io non so e non saprò per 40 ore. Mysterious beings in the galaxy. All we know is that they ascended from the form of intelligence. Ok, sono i grandi esseri di Bloodborne. Va bene. Even the geniuses over at the Genius Society haven't the slightest clue. Upon ascending to eonhood, that being gains power over the paths. I sentieri, sì. Choose the allocation of imaginary energy however they wish, while suffering the restrictions of the Prima Mobile. Ok, ed è quindi così che vengono sbloccati i poteri dei protagonisti. Destroy the universe, while the eon of erudition wants to find the answer for all that exists. Meanwhile, the Eon of Preservation continues to forge walls, and the Eon of Enigmata devotes itself to obscuring all that is known.
Cazzo, è l'Ion of Enigmata. Che elemento è Enigmata? I heard Madame Herta recruited a team to try and solve the mysteries about them. Riguardo i sentieri un attimo. The birth of an eon gives rise to a path. The nature of the paths remains a mystery, leaving us to draw an analogy in a way that mortals can understand. It's a philosophical concept of sorts. Va bene, a però... person is considered to be on a path when their will overlaps with that path. Okay. If a person has a strong enough will, they can draw power from that path. Ok, quindi se ci credi abbastanza, la tua volontà risuona con quella di Dio, di un Dio. The Dio vuol dire di io. Sono tre D, di cui una è silenziosa. Sometimes eons will bestow a mortal with their power, making them an emanator of that eon. I should mention that once a path is open, it cannot be closed, even with the fall of its eon. That is how we are still able to travel across the stars, despite Achivilli's passing. Okay. Le fazioni. The eons, the factions are much easier to understand. Mortals with the same. Vabbè, sì, gente che si riunisce per fare una roba. But the factions are close to us. After Achivilli trailblazed across the galaxy, people became aware of the existence of other worlds. Gradually, more people started. The Interastral Peace Corporation is a good example. They worship Klapoth, the Eon of Preservation, but somehow became the largest economic entity in the galaxy. Another example is the Genius Society. There are no shortages of eccentrics like Madame Herta, who dedicate themselves to scientific research under the protection of the erudition. Okay. These factions possess the same power as us to voyage between worlds. Va bene. Il trailblaze. And the source of strength that powers the Express to travel la across Fiammovia. Se ci pensi, Trailblaze può essere tradotto letteralmente in Fiammovia, no? Alla fine. Esplorazione, understanding, establish... Non me ne frega un cazzo. Vai, sentiamo. Explore the unknown world. Ok. Understand the local culture. Ok. Establish a connection with the new world. Ok. Connect worlds together. Ok. Arrivederci, grazie. Dai, abbiamo parlato con tutti i personaggi grossi. Andiamo. Ho livellato, tra l'altro. Oddio, una balena! The Astral Express. Eons. Did I get dragged into a science fiction movie or something? This Stellaron thing. In my body? Are you trying to touch the stars? I've done stuff like that before. But... it wasn't stars for me, though. It was lights. Marzia, tu hai interrotto il mio momento anime, sai when questo cosa vuol dire? When I woke up after being rescued from the ice, I could see clusters of stars in front of me. I reached out for them automatically, but they turned out to be the carriage ceiling lights. The whole crew was watching me. It was pretty embarrassing. Salvata dal ghiaccio, lo sappiamo, uh-huh. Quindi chiediamo un'altra like cosa. Some kind of weird alien. I don't really blame them for being curious, though. They had no idea where I came from. You might not believe it, but before all this, I was stuck in a huge block of ice drifting. Sì, ho letto la tua lore, ho parlato con tutti, mi hanno detto tutto. Himeko and Mr. Yang and who was it again? Anyway, they figured out a way to melt the ice and saved me. Vabbè, stessa domanda. Who knows? I don't remember anything before that. Who I am, where I'm from, my name. It's like everything was erased from my mind. March 7th was the day they found me, so it stuck. Ever since then, I've been hanging out on this train and following it to whatever destination it decides to stop at. I'm hoping that one day I can find my past. What am I talking about this for? A way to get everyone down, huh? Io non dico niente. Io sono silent protagonist. Circa. Cheer up! It's not every day someone gets to ride on the Astral Express. Ah, here comes the conductor. Ma quindi l'Astral Express è un posto che raccoglie gli orfani.
Cioè, prendi senza tetto, misteriosi, e dici, vai, vieni pure te, su. Return to your seats, please. Both of you. Things could get bumpy. Thanks, Pom-Pom. But did you really have to come and remind me? I'm not a newbie, you know. Well, it wouldn't be necessary, but Miss March 7th likes to challenge herself and falls over every time. Gags. That's just called never giving up. possiamo proseguire, per favore? Conductor, can I get a juice, please? Thank you. We're jumping in 5 minutes. You can have something to drink when it's over. Non vedo nulla di nuovo, quindi. Raga, dai, brigate per questo dialogo. Grazie. Ti addormenterai subito dopo esserti seduto. E andiamo. Parliamo agli altri, va bene. Parlato fino adesso, parlerò ancora un po'. Tizia, nuovi dialoghi? Our next stop is a small planet called Eurelo 6. It's been thousands of years. Da trovare un nome buffo per questo pianeta, non mi piace Eurelo 6. The databank shows it was a lush and beautiful place. Verdevia, perfetto. O Verdevia. All this time, it's possible that dramatic changes have occurred. Oh no, non più Verdevia. Basta? Our next stop is a small planet called After all this time. Sì. Ciao. Aizen. Jumps are like this. They may feel novel the first few times, but you'll pass for the mechanism. Well, non me ne frega niente. Just sit and wait. Ok. Ding Dong starà dormendo. Cos'è qua? Chiusissima. Ha chiuso Ding Dong. Forse. Qua? Che succede? Oh, don't worry about me. I just want to see if I can stay on my feet this time. Non puoi, bro. Non puoi. Non... Vabbè, buona fortuna. Dan Calcio ha la ragione, fai spazio all'impossibile, dicevano. Tanto, cazzi suoi, il corpo è suo, scegliere lei cosa farci. Hello. All passengers, please return to your seats. The train is about to make the jump. Hold on, everyone. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. Io sto aspettando il momento in cui vedremo se lei effettivamente è caduta o no. È caduta? Non lo sapremo mai. Is this what Eurelo 6 has become? Oh no, la Terra. So that snowy planet is our destination this time? Yes. Looks like this trailblazing expedition won't be easy. Oh, spatial readout anomaly. Star rail stability is down to 12%. Schedule alteration. 7-day stop overtime extended indefinitely. Oh no! Che spero proprio che non sia una scusa per farmi esplorare quanto voglio. Vabbè, non è che ci sia niente di male, era solo. Mi faceva ridere. Che sfiga, ragazzi! Proprio la cosa che serviva per farci esplorare con calma. Cioè, boh. And the way forward leads straight into a collapsing abyss. The only sensible thing to do would be to break hard, right? If we try to force our way ahead, there could be a hefty price to pay. This again? Don't tell me. It's gotta be. Deve essere? The results of the preliminary analysis are here. Un attimo. The anomaly stems from a Stellaron. No, assurdo. Stellaron. Yes, just like the one that's been placed into your body. Sì, grazie, in caso me ne fossi scordato. Che cos'è? Spieghi, per favore, davvero. Stellarons are clouded in mystery. Eccoci. Even Herta isn't able to fully understand them. But there's no need to worry. This isn't the first time our route has been obstructed by a Stellaron. Even if we don't know much about them, at least we know how to neutralize their influences. Okay.
The only thing we can say for sure is that their arrival causes massive changes to civilization. Ho visto una texture birichina lì dietro. They also generate distortions in space, such as fragmentums. Ah sì, ho abbassato la qualità del gioco a low perché ogni tanto laggava un po' troppo. Between the Stellaron we're dealing with here and Eurelos 6 becoming a frozen planet. Ma magari sta diventando un pianeta congelato solo perché va così. Cioè le ere glaciali ci sono state anche da noi, magari, no? Può darsi. Ma perché non fanno loro? Perché sono scarsi. Ah, ok. Bastava dirlo. It's empowering looking out at a world from a window like this. Non è quello che ti ho chiesto. But when you set foot on the planet itself, you realize how small and helpless you really are. Just like them. Sì, ma non... Vabbè. Ma allora, scusami, Aizen. Ma se ti accorgi di quanto sei impotente, allora perché noi ce la dovremmo fare loro no? Non hai risposto, comunque. Evviva! Lei guarda in camera. Io c'ho sonno un po'. Sì, veramente c'ho sonno. Ho letteralmente sonno io IRL. Non per la trama, ovviamente. Io non permetterei mai di offendere la trama di questo gioco. Oh, bravi, fatemi esplorare, fatemi fare cose. No, dai. Certo, andiamo su. Andiamo a prendere Ding Dong. A grand cool adventure. Perfetto, non mi rimetterò a parlare con tutti. Ecco qua, Ding Dong. Aspetta, cos'è? Che è sta roba? Ah, fatale. Che è sta roba? Oddio! Ah, presenta gli eventi importanti che potresti incontrare nella spedizione. We have the chance to be involved in... Ok. You can review the current... Vabbè, è il quest log, praticamente. Questo cos'è? Che è sta roba? Complete mission Silent Gallery. Ok, sono missioni che non ho sbloccate ancora, però. E la madonna, quanta roba. Qui cos'è? Rot Revival, campagna di scopo... Find Arla. Ah, ok, questa è la quest che mi è rimasta in sospeso, va bene. Quindi, per vedere queste cose, devo andare sulle missioni, ok. Ding dong, mi dica. Are you doing okay after your first jump? Dizziness or retching or non mi frega niente. So you have high compatibility with the... I went through the Express's database and it seems the environment on Eurelos 6 has undergone drastic changes. Era già congelato, però adesso è peggio. È uno Stellaron, sì, molto brutto. Considering brutte cose, il cancro dei mondi. The Star Rail has encountered. I've conducted a preliminary survey and found that there's one area with a relatively normal temperature on the surface of the planet. Okay. If I had to choose a site for initial investigation on this trailblazing expedition. E noi ovviamente ci andremo vestiti così, con le cosce ben esposte al freddo. Vabbè. As I expected. And even after you arrived, I didn't suppose I'd be the one to be liberated of the... I assume the trailblazing objective this time is to find the Stellaron on Eurelos 6 and dispel the sea. Sì. Dai. Su, 47 ore per dire andiamo. Andiamo? Sì, ci ho parlato con Ding Dong, aveva tantissima voglia di lavorare. Relax. Don Hung and I are experienced trailblazers. Well, are you ready? Andiamo. Su. When I first saw this planet, I thought a world covered in ice. Could it have something to do with my past? Now I can't stop thinking about it. Still, scopriamolo. The ice that trapped me was six-phased ice, a very rare substance. I don't think you can find it on your average planet.
Potrebbe essere. Però, dai, su. Se stiamo qui a parlare, non lo scopriamo. Possiamo andare? Possiamo sbloccare cose, fare roba in questo videogioco? Pretty girls aren't frost resistant. What? Is there something on my face? Sì, c'è qualcosa di rosso intorno agli occhi. I was just imagining all the fun we're gonna have here. I feel sorry for this world. First Estella. Minchia. Dissing incazzatissimo. Dai, raga, andiamo su. All right. Here comes the Urilo 6 Trailblaze team. Sì, 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 sì. Lui non viene, però. Lui non viene, godi meglio in squadra. Vabbè, di trama c'è, però è tipo lì in panchina che si fa compagnia. E questo dovrebbe essere il posto che ho visto. No. Invece il cazzo. Completamente diverso da quello che mi immaginavo. Bello. Molto vivace questo posto. E noi siamo in maniche corte. Boh, faccio la gag di ripetere, non lo so. Snow as far as the eye can see. Which direction should we take? Based on the coordinates. Then what are we waiting for? Ottima domanda, perché siamo qui ancora a tergiversare? Perché non siamo atterrati alla destinazione? È un'ottima domanda. Do you want to mention the time we smashed a hole through Taikian Stadium? Or shall I? Fate schifo a guidare, capito? Please stop bringing that up. Let's just say that landings and crowds don't mix. Unless you enjoy trailblazing through 2 weeks of community service. I said drop it! Remember, we should stay vigilant. We know very little about this world. Calm down. Between the three of us, nothing... I mean, come on! You've got a Stellaron in your body. Ho un cancro in corpo, esattamente, sì. Non so come questa cosa dovrebbe rendermi minaccioso. In qualunque altro contesto. Oh, state attenti, lui c'ha un cancro. Le fa il culo. Guarda Sbura col sorrisetto smug. Sì, gli facciamo il culo, sì. Sto freddo. Cos'è? Ah, ok. Prima o poi giocheremo. Oh, G. Cos'è G? Navigation system. Puoi viaggiare in vari mondi e varie zone. I mondi che hai visitato verranno marcati. Ok, abbiamo sbloccato il fast travel. Ce l'abbiamo fatta. Allora, com'è che si corre? Oh, così. Oh, fast travel. Posso fast travelare, però non abbiamo ancora sbloccato le daily. Quindi, finché non sblocco... L'obiettivo di oggi è sbloccare le daily quest. Questo posto ancora non è stato corroduto. Yet Fragmentum Monsters have all... scusa Gianni, c'era un nemico, dovevo picchiarlo. La legge della giungla. Allora. Ah giusto, ho aggiunto lei al team e ho tolto la Rock. Perché sì. Allora. Lui non è debole alle mie cose, però è rotto, quindi in realtà è meglio fare così. Sono ancora un po' lento nel prendere scelte in combattimento, anche perché non sono sicuro di quali siano le scelte giuste e quali no. Però col tempo diventerò un po' più veloce, spero. Let's go. Che è sto robo? Ok. Che oggetto strano. Sembra... Non c'entra un cazzo con il resto dell'ambiente, sono d'accordo. Forse Aizen saprà qualcosa, mandiamo un messaggio. Che è sta roba? Quella è una pianta di marijuana. È una Calyx, un'entità strana nata dal fenomeno della distorsione spaziale. Ne incontri tante, sono un po' ovunque, la casa non si sa come esistono, è pericolosa. Ah, ok, sono i dungeon istanziati, ok. Ok, 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 ok. Sono i boss, praticamente. Left alt, che è questo.
Ah, ok. Allora, casino has been activated. Ok. Ecco qua, sì, sono i cosi istanziati. Quelli che... cioè, non i dungeon istanziati, sono tipo le challenge di Genshin. Le mini enemy rush, vogliamo chiamare i gauntlet. Ecco, gauntlet è il termine giusto. E queste sono le robe limitate che posso fare al giorno. Vabbè, facciamola. Tanto non vedo perché no. Vai, vai. Oh, livello 16. No, magari non è il caso. Magari non è il caso. Però se vinciamo sono fighissime. Se vinciamo contro il livello 16 siamo fortissimi. Attempts 1? Che vuol dire? Ah, i tentativi. Ok, non lo so. Proviamo 1. Andiamo così. Vediamo un po'. Ci faranno il super culo. Ma metti che non ce lo fanno. Metti che non ce lo fanno. Pronti? Allora, non c'è nessuno a cui lui fa le palle. Non mi ricordo, cos'è tu che fai di preciso? Tu fai quelli con i debuff, giusto? Sì. 75, poi c'è questo che attacca quelli con i debuff. Ok. Quindi... faccio questa, è 60. Boh, facciamo questo giusto perché... perché sì, perché mi sta sul cazzo, non lo so. Dai, godo. Ok, adesso... possiamo io mettere lo scudo. Lo scudo lo mettiamo su... su di lei, che è il support, ci buffa tutti. Lui c'ha il golden ratio pronto, ma... no, ho finito i skill point perché sono un coglione e non me li so gestire. Palle. Che brutto essere stupidi. Vabbè, a sto punto. Meniamo lui che è breccato. Vabbè, breccato pure lui. Breccato pure lui. Easy. Lui non è più breccato, ma risolviamo tra un attimo. Anzi no, dai, questo va bene. Olè, ora sono tutti breccati. Ma lui in realtà... faccio E 60, ah, tutti 60? Vabbè, loro due sono congelati, prendono danni normali. Ah, devo mettere la battaglia rapida. Fail. Ok, quindi... e loro, boh, li picchio e basta, non lo so. Sì, li picchio e basta, via. Let's go. Adesso con te uso la skill. Speravo di fare più male. Beh, adesso questo. Who will it be? Speravo di fare più male anche qui. Let's make it quick. No, ma è stato super easy. Ma questi erano a livello 16? Ma via. Chi se ne... vabbè, super easy. Pensavo molto peggio. Livello 16 mi sono cagato addosso. Mette Gianni, ignoriamo. Sì, sì. Non è vero, non si sta muovendo. È un cumulo di neve, ma... prego, vediamo pure. Hey, get out of there or you'll shiver to death. Hello? Holding your breath won't help. I got this, March. Adesso gli do un calcio. Someone's got their head stuck in the sand. Or the snow in this case. They just need a helping hand. Youch! Youch! Con tutta la calma. My fine fellow, was that really necessary? Is crawling around in the snow a crime these days? I mean, come on, surely it doesn't warrant a spearing. Lui l'ho visto in in uno dei tutorial che me l'hanno fatto usare in un party. Cosa? Che But vuoi? Then again, how can I blame you?
I mean, I caught you off guard. It had to happen. You could even say I deserved it, huh? Besides, I made a gallant group of new friends as a result. Is Captain Jappard around? He's an old buddy of mine. Non so chi sia questa persona. Who? Wait, you're not Silvermane guards? No. Well, why didn't you say so? Turns out we're on the same side after all. Bro, perché sei anche tu a maniche corte, o sbaglio? Name's Sampo Kowalski. Kowalski, perfetto. Io sono Sbura. Excellent, I'll remember the name. Never thought I'd run into friends from the same line of work out here in this frozen maniche corte, avevo visto bene. Col fianco scoperto, è una delle parti che più di tutte soffre il freddo, ma va bene. Sampo Kowalski isn't interested in hoarding. There's more than enough treasure to go around, so let's get rich together. Va bene, Patches. Cambia idea, non sei più Kowalski, sei Patches. I have reliable intel the main strength of the Silvermane guards is being deployed to the front line. This is a golden opportunity. Non so di cosa stai parlando, Gianni. Di che cazzo dici? Come now, friends. I can understand the mistrust, but there's no need for the charade. Then again, vabbè, lui giustamente. Vigilance is the name of the game in our profession. It's my fault for letting my enthusiasm. Siamo atterrati in un territorio di guerra. Lui è un soldato, pensa che siamo spie, oppure una spia, non lo so. Però giustamente dà per scontato che siamo di questo pianeta e sappiamo cose. E invece. Still make it snappy, you're never more than 10 feet from a Silvermane guard. Ma c'è gente? C'è un settlement, c'è un stabilimento. Our beloved Bellabog. The further away you get, the dicier things become. The city of preservation, the towering citadel, humanity's last bastion against the eternal freeze. It may sound a bit over the top, but those names are grounded in truth. The only place humans can eke out an existence is behind those impregnable walls. Certo, l'Uol Maria. Ricordo? Non ricordo. Perché ti nascondevi nella neve? Perché era spaventato dalle cose, certo. There I was, looking for relics to sell, when all of a sudden you came stomping. Va bene. Seriously though, try treading a little lighter next time, huh? If you run into the guards, they won't hide in the snowdrift, and you'll be in a cell before you know it. Oppure gli facciamo il culo. You really don't know? The Silvermane guards are Bellabog soldiers, enforcers and police. Perché, questo Bellabog già varie volte l'hanno nominato, ancora non mi hanno spiegato che cos'è, però. Seems like you guys really are new to the business. To be young and naive again. How about this? As a senior in the field, which are there are ways of doing things in this profession and you better get familiar with them. Moving in the shadow. Va bene, sì, ci insegna a giocare a Metal Gear. We don't really know the way. The city? Already? They haven't even started trading yet. Well, showing you the way is easy enough, Missy, but it would cost. But it would be my pleasure. Kindness is Sampo Kusky's. Sta facendo la gag delle mani. Le manine che sfregano. And, keep quiet. We don't want to be... Va bene, le guardie, sì. Minigioco stealth? No. Yeah, we're just storing a few relics away from prying eyes. Nothing serious. If it weren't for the uncompromising nature of our civil service, there'd be no need for secrecy. So where about you guys from anyway? I don't mean to pry or anything. I just care about my friends. Io vorrei dezoomare un pochino la telecamera, ma non me lo fa fare. Oh, che bello, però che non c'è la stamina come in Genshin. Almeno non mi pare ci sia la stamina. Never leave a footprint. I have my own special technique called invisible snow walking. Helps me throw off pursuers in no time. Who are they? Guarda, allora. Sì, sospettavo che potessero essere loro, visto il colore argento che hanno addosso e il fatto che sembrano guardie. Sì, sì, i complici, i famosissimi complici. Noi siamo proprio loro. Allora, vento. Ah, lui sarà un problema. Lui sarà un po' un problema.
Ah no, è Sbrognax. No, Sbrognax va bene così. Allora, fammi vedere un attimo una cosa. Non mi ricordo mai. Lei come cosa mi aumenta la velocità, giusto? Sì. Ice Dam. Allora, Ultimate fa danno a tutti e ne congela uno. Ah no, hanno tutti la possibilità di essere congelati. Allora forse conviene iniziare con lei in realtà. Ok, quello è stato congelato. Tu, caro amico Gianni, mi sa che verrai picchiato e basta. Visto che non ho modi molto efficaci di... Ah, non è carica Sbura, ok. Vabbè, allora. Told you I could fight. Non sei carica, no? You can't run. Rules are made to be broken. Vale. No me. Tough luck running into me. Oddio. Vabbè, senti. Who will it be? Your answers. Ho sbagliato. No, 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 va bene così. Allora, C. La tua ultimate, Gianni. Ha un singolo nemico. Allora, no. No need to rush. Tanto aspetta, mi devo rivedere la Wise Man's Folly. Cos'è che faceva? Applica la follia a un nemico. Poi usa il follow up per questo qui. Per una volta contro... Allora, aspetta. Ah, ok. Vabbè, però non mi pare il caso di usarla, anche perché questi non penso saranno gli ultimi. Mi sa che sta per arrivare anche un altro tizio. Ecco, Zuka. Ok, congelati, godo. Ho sbagliato tasto, volevo schiacciare E, ma sopra la E c'è il 3. E vabbè, è andata così. Ci attacchiamo al cazzo. Vabbè, almeno è morto. Dicevo, volevo fare questo. I'm asking questions. Answer me. Zero points. Evviva. Che succede? Ah, ok, narrativamente l'abbiamo ucciso così. Ah, lui l'ho visto in un video. John Fire Emblem. Lui è uscito palesemente da Fire Emblem, dai. Eccolo qui, il boss per cui mi volevo tenere la super e che non sono riuscito a tenermela. Bro, sta calmo un attimo. Che palle. Perché non c'ho il vento. Allora, vediamo un po'. Io direi così. Ok, poi lui attacca normale. Lei mette lo scudo su di lei. In realtà solo doveva mettere da sola, sarebbe stato meglio, ma va bene. Adesso lei fa un attacco di gruppo. E poi faccio subito 4. Poi vado di 1. Rules are made to be broken. Ok. Adesso potrei picchiare lui e lo rompo pure, quindi in realtà perché no? Vai, menaia. Adesso di nuovo questa. Abbiamo finito, ma va bene. Do you have answers?
Quell'altro lo dovrei uccidere, ma in realtà mi sa che è meglio preoccuparsi di quest'altro. Scudo su di lei. Let's make it quick. Batter up. Adesso tocca a lui, però bleed almeno. Suka. Mi ha fatto un cazzo, tra l'altro. Suka di nuovo. Questa mi ha fatto un po' più male, ma comunque niente. Speravo di fare più danno, ma va bene anche così. Allora, dopo di lei tocca a lui e poi a lui. No, allora facciamo così normale. Ok. Adesso attacca la guardia. Aio. Adesso attacca lui. Facciamo così. Let's test your knowledge. Dai, follow up, per favore. Godo. Porco due, quanto fa male. You have the worst luck running into me. Sbura. With me out here, how can we lose? Let's go. Va bene, picchiare normalmente. Madonna, quanto toglie di poise lei. This ends here. Suka, coglione. Adesso ti becchi due follow up. Ah no, this ends here letteralmente. The one with the blue hair. Apologies, Captain. We lost him during the pursuit. Ma stavo vincendo, dai, stavo rompendo il culo. No matter. We have his accomplices. He'll be close by, plotting his next. Guarda, Sbura c'ha mal di testa. Yeah, we'd never team up with someone like him. I'm not trying to talk our way out of this, but we're not friends with that scoundrel. Did you see how fast he ditched us? No, era, sì, era. L'abbiamo trovato sotto la neve a caso. Out of the kindness of our hearts. We had no idea he might be using us to get past you. Are you really dumb enough to fall? Non insultare le persone che stiamo cercando di convincere, Marzia. Ok, Bellobog è una città, quindi grazie per averlo precisato. Era una delle opzioni. E niente. Sì, bro, guarda i nostri vestiti. Ti sembra che siamo del posto tuo? Forse sì, in realtà. Ma cazzo, non sappiamo come si vendono. Come si vestono. Mostragli le foto. Ma sono private, non possiamo mostrargli le foto. Mi vergogno. You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold, Yarilo 6. Che cazzo è Yarilo 6? Gliela fa vedere, ma fammi vedere che gliela fa vedere. White ball that's here. That's our home. How can that? E lui sa che è vero perché ha studiato astrologia, astronomia, quelle robe lì. Facciamo astronomia, astrologia, un'altra cosa. But that after the eternal freeze, the blizzards made passage impossible. And Bellobog would cease to witness such arrivals. But these people are... This decision is beyond us. If what they say is true, then only the Supreme Guardian may decide their fate. Our job is to present them before her. Stiamo dicendo, regà, ma secondo voi ci ammazzano? Va, sì, sì, ci decapitano sicuro. No, dai, secondo me potrebbe andare bene. Bellobog lies beyond this blizzard. Secondo me se ci va di culo ci danno un po' di Welcome lavori lì da fare. The city of preservation. Ah, preservation, ok. Ma è Midgar più Attack on Titan, bellissima. È base in sé. Ecco cos'è, no, Attack on Titan, è base in sé. Mi sto riguardando in questo periodo Avatar, perché sono un poco originale, mi faccio influenzare dalle cose che succedono nel mondo, tipo il live action. Ah, eccola. Eccola l'ambientazione che vedo sempre in Honkai. Sembra il 1900, tipo. Hey, it feels like
it got a bit warmer. That's because you're in Bellabog, the last bastion of humanity. Last bastion? 700 years ago, monsters from beyond the sky set the world ablaze. The land was turned to scorched earth, with raging infernos and billowing towers of smoke stretching beyond the horizon. In the midst of the conflict, the Eternal Freeze descended without warning. Suddenly, sweeping winds brought blizzards which buried the invading legion. Bellabog was all that remained. The steadfast architects built this city. Under the protection of Klepoth, the Preservation, okay. Bellabog remains forever warm in the face of unrelenting cold. He's sure saying some weird stuff. Marked change in tone. Sounds like he's quoting from a historical record. Uh-huh. So why is he telling us all this? Ci sta dicendo la lore of the land. Wanted to know. È vero, abbiamo chiesto. Cioè, tecnicamente no, però. Io mal di testa da Ackerman. Oppure era un facepalm, non lo so. Eccoci qua. Dai signore, su, mi sblocchi le daily. Così possiamo andare avanti. Saw strange creatures outside the city. They must have come from a Terran corroded space. A fragmentum, correct? How do you... Come faccio a camminare in mouse tastiera? Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. The Silver Mane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. We're lacking in intel. Ah, devo parlarci, ok. Pensavo dovesse fare il dialogo prima, poi this andare avanti. This is Klepoth Fort, the heart of Bellabog and headquarters of the architects. Quali architetti? The saviors of humanity. Renzo Piano? Proprio lui? Long before the arrival of the Eternal Freeze, the architects braved the doubts and derision of the people, never wavering from their construction of its defenses. History has proven that their decision was the correct one. The architects named this fortress after Klepoth, Aeon of Preservation. Under their direction, humanity has withstood external enemy attacks and held off the Eternal Freeze. Even today, we resist the Fragmentum's corrosion. This fortress is also the residence of the Supreme Guardian. Che sarebbe? The Supreme Guardian? The leader of Bellabog, elected and appointed by the architects. Okay. The Supreme Il presidente Guardians Mattarella, have watched over this city for generations, sheltering the people from harm. The current guardian is Madame Cocolia Rand. Every major strategic decision is issued by her. Spero sia bionda così posso fare le gag sulla menù. I will now bring you to see Madame Cocolia. Cocolia però un nome un po'... Time is precious, so she prefers boh, sfortunato Cocolia. We're gonna see her right now? No. Ma bene, non ho per cazzo. You've got some snow in your hair, but no one will notice. Ma non è possibile che non sia sciolta la neve. I've dispatched a messenger to send word. Adam Cocolia will be aware of your arrival. Come with me. Hai della neve tra i capelli, ma che cazzo dici? Se aveva della neve tra i capelli che non si era ancora sciolta, eravamo tutti congelati. È bionda, posso fare le battute sulla Meloni! Bronia. You may leave, Bronia. Visitors have arrived. Bronia ho sentito che è un personaggio molto rotto. Yes, mother. Ah, madre, però è adottata perché è bianco. Pure il padre è bianco, non so. Ha i capelli bianchi, intendo. Madam Guardian, I have brought three outsiders to see you. The messenger informed me. Well done, Jacquard. You may leave. Salve signora. Welcome, visitors from beyond the Eternal Freeze. Or perhaps I should say, from beyond the sky, no? Ebbene sì, proprio noi, i capostazione. I am Cocolia Rand, Bellabog's Supreme Guardian. I would be grateful if you could tell me why you have come. Quindi ci credi così tranquillamente? Do you wish me to doubt it?
Or perhaps you're ma è congelata. È un guanto, è tipo un'estetica o è mezza congelata la sua mano sempre? I do not doubt it. I can see that you are not from this world. The architects remember the history well, else we should forget it. I know that in the distant past, before the Eternal Freeze descended or the Legion invaded, this world was once prosperous beyond measure. An eon connected our planet to other worlds, and we discovered the endless possibilities of the boundless universe. We also came to know of Klapoth, the Amber Lord. Under their attentive gaze, we built the city walls. So do not be surprised. For 700 years, the architects have received no further communication from the stars. Ok, ma potresti insegnarla nelle scuole, questa roba, così che nessuno se la scordi, per dire. Siamo venuti a trailblazare questo pianeta. Do you think anyone's gonna know what you're talking about? Certo che sì, siamo venuti a fiammaviare. I'm here for something known as a Stellaron. A Stellaron? Objects that fell from the blue on separate worlds. Their appearance spelled disaster. Many of the planets we visited have suffered their effects. You mentioned invasion by the Antimatter Legion. Soon after their arrival, this planet suffered the Eternal Freeze. At the same time, the phenomenon known as fragmentum space corrosion began to occur. Correct? Correct. Vabbè, gli Stellaron sono stati lanciati dal Aeon, dalla Destructions. Ci è diventato plurale perché which is why the Antimatter Legion and Stellarons often show up together. Worlds seeded with Stellarons give birth to fragmentums. As for the Eternal Freeze, it must have been a product of the Stellaron, unique to the environment of your world. Oppure è semplicemente capitato ed è stata una coincidenza. Kind-hearted interstellar public servants, lending a helping hand to any world affected by a Stellaron. E cosa volete in cambio? Niente. Molto sospetta questa cosa. In prigione. Your analysis of our current circumstances is clear. We have indeed suffered the disasters you speak of, some of which prove vexatious to us even today. Ma che ve frega, è il treno non va. Quale treno? Ah sì, giusto, abbiamo un treno spaziale. Cosa? I fail to see its connection to you. I don't believe that anyone would go to such lengths to help a world unrelated to them. You're right. Our reason for coming here is not purely selfless. If we don't seal the Stellaron, we cannot leave this planet. Per favore ci lasci aiutare, che sennò siamo bloccati qui. Buone le granite. Yeah. Bella. Bello il 1920, awesome. Però... know how to seal the Stellaron. Ma probabilmente lo assorbirò io, non lo so, forse. Very well, I believe you. If our present situation is truly the result of this so-called Stellaron, then your arrival is the hope that Bellabog has waited 700 years for. I am willing to assist you in any way possible to help you locate the Stellaron. It's getting late, and you must be tired. I will arrange for you to stay in our most comfortable hotel. Rest there and get a good night's sleep. Tomorrow at noon I will dispatch someone to escort you here. Va bene. Grazie, guardiano supremo. Però io volevo fare un po' di robe in giro, volevo esplorare, fare i cazzi. But of course, you are Bellabog's honored guests and have the highest privileges afforded to you. Ovviamente scherzavo, voglio sbloccare il daily, per favore. I will go over our records for anything that may be connected to Stellarons. Please excuse me for not escorting you further. Puzza di merda, Giorgia Meloni qui. Of course, I understand. Puzza di merdissima. Questo è lo spirito di Berlusconi che le parla. I have a way. Niente. Ancora una volta le waifu puzzano di merda. It seems that the Supreme Guardian holds you in high regard. I have received orders that your movements are no longer to be restricted. Evviva. È molto ragionevole. I didn't think things were going
gonna go that smoothly. I'm afraid I still have duties to attend to. I must return to my post. Wait, can you recommend some sites? It's not that late. Eh sì, perché lei vuole fare foto. Well, I'd say that Golden Theater and the History Museum are both worth a look. However, you'd need a pass to get into the museum. I recommend you visit Everwinter Monument first. It's Bellabog's most symbolic landmark. Okay. And if you enjoy music, you could head to Neverwinter Workshop. You can sometimes catch an outdoor performance there. The artist is... you'll see. Oh, and if you're staying at Goethe Hotel, please avoid the alley that runs next to it. The one with Silvermane guards stationed there. It's started to be affected by corrosion recently, so it's been sealed off. So the corrosion is inside the city. That's a grave situation. Yes, we're mounting a resistance as we speak. I must leave now. I hope all goes well for you. Allora, qui si sono fatte le 7, siamo qui da un'ora e un quarto e ancora ste daily quest io non le ho viste, quindi guardo un attimo online come si fa. Bla bla bla. Sì, va benissimo. Come sbloccare le daily quest? Devi livellare il tuo account fino all'11, e vabbè siamo al 10, ci mettiamo un attimo. And the hide and seek quest. Qual è la hide and seek quest? Once you fulfill the button, you will get a notification. Va bene, però sta daily quest. Sta questa quest hide and seek. Che cos'è? Perché danno per scontato che io la conosca? Un secondo, eh. Honkai Star Rail. Noise. Hide and seek. Andiamo un po'. Livello 11. Io non ho esplorato nulla, non ho fatto nulla di troppo wow, quindi non sono a livello 11. Quindi presumo che sia normale che ancora non l'ho trovata, perché sono andato proprio dritto per dritto verso la trama. Vediamo un po'. Hide and see. Ah, si è lasciato i cookies. Una missione in Honkai Star Rail. In the Withering Wintry Night Mission Series. Che cazzo è? Unlock this mission. Ok. Noise. Hide and seek è la quinta missione nel capitolo 1. Ok. È la quinta missione. Noi a che punto siamo con le missioni? Invece. The Wintering Wintry Night. Ok. Ok. Quindi ci siamo vicini comunque. Non mi dice questa che missione è, ma ci siamo. Quindi dai, facciamo le cose. Vabbè, tutorialopoli, arrivederci. Achievement. 1 e 2. Allora, quindi andiamo non al museo, andiamo qui al monumento, poi andiamo a fare in culo e poi di nuovo a fare in culo però da un'altra parte. Oddio, i bambini! Eccoli! Sono loro che vogliono giocare a nascondino. E lì c'è la tizia che mi hanno fatto usare nei tutorial. Esatto, è plutonio. Bella, raga. So let me introduce myself. I'm the intelligence officer for the Silvermane Guards and a temporary guide for the A Journey Through Bellabog's History Program. My name is Pelageya Sergeyevna, but you can call me Pela. Non lo farò. Yes, Miss Pela. Avevo trovato un nome simpatico per lei, me lo sono scordato, quindi niente. And perhaps the grown-ups among us could refrain from acting like children? No. Mi rifiuto. Okay, guys. Take a look over here. This is Everwinter Monument. Sì, gli architetti, viva gli architetti. Followers of the Eon Clipon. It was they that foresaw a crisis, built up our walls, and established Bellabog.
preserving the spark of human civilization. Che poi questi architetti hanno previsto la cosa, però l'hanno prevista l'Egitto, l'hanno prevista perché in realtà l'hanno organizzata loro, chissà. Sì. Quando diventa interessante sta storia? Mai. Va bene. Però bella l'ambientazione. That's the alley that Shepard mentioned. The one contaminated by the fragmentum, right? I can't believe how close it is to the city center. They hadn't identified it. I bet all the shops and hotels in the vicinity would have had to close down by now. Move back. This is your final warning. But my proof of property is inside. I don't have any. The fragmentum has already corroded this block. You can make a property retrieval request to the architects, but only Silvermane guards are permitted to enter here. I can't believe fragmentum corrosion has spread into the city. It sure is. But at least we're here. Once we seal the Stellaron, they can get back to the good life. Please try to understand, sir. Backwater Pass has become very dangerous. Signore, non può entrare. La prego, cerchi di capire. Il fatto è che è tutto molto pericoloso, quindi non possiamo farla entrare. Out of my way. Basso un po' il volume. Va bene, povere guardie. Povere guardie che devono sopportare il tizio. Oh, e che cos'è? Ah, ok, un teleport. Yoink. Ah, ma se corro e mi fermo all'improvviso... No, forse perché c'era il ghiaccio? Ha fatto un'animazione tipo... Non so, ho visto un'animazione tipo che diceva oddio casco. Che succede? Posso scavare nell'immondizia! Ah no. Come non detto. Però forse se lo faccio più volte... Trattieni il bisogno di aprirla. Non lo trattengo, non è vero. Sembra girarsi davanti ai tuoi occhi. What? Ah, non è più arrugginita. Aspetta, fammi leggere. Sono diventata del treasure chest. Cosa? Ah no, ok. Nel senso, te la stai immaginando che si trasforma da bidone dell'immondizia a scrigno del tesoro. C'è un pezzo di ferro in fondo. Ah, il duro lavoro ha ripagato. Finalmente hai trovato il tesoro. Vabbè, ti giri a guardare i tuoi compagni e vedi che sono disgustati. Veramente non sanno cosa dire. Non c'è bisogno che spieghi, ho capito. Quel bisogno era troppo forte perché potessi resistere. Una volta seguito questo sentiero non se ne esce più. Oh, trash can. Questo me l'hanno dato quando potevo scegliere l'avatar sul sito. Ah, tocca cambiare. Avevo messo Kafka, ma tocca cambiare. Va bene. Se lo rifaccio. Vale, finite le interazioni. Va bene. Fortuna che ho fatto il videogiocatore e ho insistito. Me ne sarei pentito amaramente per sempre se non l'avessi fatto. He said you can sometimes catch an outdoor performance. Sometimes being the operative word. Darn. Oh, I'd been wondering. You see that heater over there? Sì, ce ne sono vari. Keep it outdoors. The city is so weird. Normally you'd perché fa freddo anche fuori. Inside a building, right? Forse con questi che mandano via la neve, cioè il ghiaccio, il freddo, quelle robe lì. Forse li hanno anche dentro. Incredibile questo ragionamento. Ma non è vero, anche i senza tetto hanno bisogno di scaldarsi, no? Oh, maybe this is how the architects repel the eternal freeze. Oh!
tiny heaters are no use against the Stellaron disaster. Chi è questa? Oddio, è la Rock! È la waifu chitarra. Ah, come è rotto. Oh, wow, she's cool. Sono d'accordo, sono d'accordo. Salve. Ah, ciao, salve. Hi there. The name's Serval. I'm the owner of this workshop. Ah. If you got any ah, perché ho tolto l'auto. Ciao Rick, ben tornato. È arrivato insieme alla waifu. Ah, ma quindi è lei quella che si esibisce ogni tanto davanti a questo posto. Curious about the heater? It's just a standard Geomero radiator. You can find them anywhere in the administrative district. Sì, ok, ma perché? Sei un broken machine. Sì, non è una bellissima pubblicità. What's wrong with that? Everyone around here knows the way I work. Ma non lo so, che boh. Signorina, lei dà per scontato tante cose. I heard a loudmouth guard say that a group of outsiders had met with Cocolia. Finalmente. È da colpa nostra che non ci siamo presentati, però. Where are my manners? We can talk about heaters all day if you like. Let's have a chat. Va bene. Oh, esploso tutto. Pronti. The heater you saw is just a standard Geomero radiator. They may not look like much, but they're a real lifeline to the people. The blizzards here are brutal. If we didn't have a reliable way of keeping warm, Bellabog would long since have become a dead city. Both a... Perché è fuori? Isn't it just like cooking food over an open flame? If the house is a pot, then the heater is the stove it rests on. When she puts it like that, it actually starts to make sense. Sicuri? Sicuri che ha senso? Cioè, se vuoi tenere una casa calda, tieni la calda da dentro. Cioè, nel senso... Non mi hai convinto con questa spiegazione. Vabbè, cos'è Geomero? A special energy resource. Whether it's keeping the city warm or keeping our counters ticking, every Geomero grows beneath the surface of the planet, and specialist underworld mining teams are there to extract it. Transport lines shuttle it up to the surface. In the overworld, we use the same lines to ship surface goods and aid down to the underworld. Mi interessa. You didn't know? Bellabog is structured like two big connected discs. The overworld is responsible for administration and trade, while the underworld is responsible for energy supply and resource extraction. Ma è letteralmente Midgard di Final Fantasy VII. Del disco sopra e il disco sotto. Many years ago. Nobody has moved between the overworld and the underworld in a long time. E c'è pure il classismo, è veramente Midgard. I shouldn't be talking about this. No sweat. This is your first time in Bellabog. Hey, seeing as there's nothing on your plate just now, want to help me fix up this machine? Just... Great. Then let me give you a demonstration first. Beh. Ah, questo è chiaramente un pro polli. Ah, un mini gioco. Rota i moduli, diretta, bla bla bla. Ok. Va bene. Un piccolo puzzolino. Sì, ho capito. Ah, deve essere tutto collegato, ok. Pensavo bastasse su un pezzo solo. Signora, ho fatto, era letteralmente la cosa più facile di questo mondo, non so perché le servisse aiuto, nice. Ma va bene. You guys are pretty handy. You pick that up in no time. Wanna be my assistance? Average? Allow me to refuse. Mi dispiace, devo esplorare il mondo. Just a joke. Well, I'd better carry on here. Why not have a better look around? My workshop will always be open to you. And your wallets, of course. Certo, soldi ne abbiamo. Non abbiamo soldi, raga. Andiamo via subito. Prima che si accorgano che non siamo capitalismo. Che non siamo capitalismo, sì. Ragazzi, non so che succede oggi. Il mio cervello mi sa che è stanco. Guarda, sti bambini che si cuociono lentamente. Lì ci siamo appena stati, dove c'era il bidone. Il bidone! Non te l'ho mai chiesto. It's because you've got too much energy.
Qualcuno ha lanciato un libro nel bidone. Lo raccogli. Sembra essere una non andare avanti. Una novel chiamata La storia delle Winterlands. Sembra che tu abbia trovato il volume 4. Ok, importantissimo esaminare i cestini. Al contrario di Pokémon di merda. No, non volevo parlare con te. Cazzo, guardi. Ok. Sono destinato a finire in un bidone. Bravo. Grazie. Ero un poeta una volta. Non mi sono presentato, mi chiamo Amo. Posso aiutare? No, volevo aprire il bidone. È uno scrittore. Ah, temo di non. Oh. Smettere di paragonarti agli altri. Dai, su, ora fammi scavare nel bidone, non per le palle. Ah, l'ha scritto lui! L'ha scritto lui! Vabbè, mi sono rotto le palle, però. Dai, bidonopoli. Pressing paper envelope, bla bla bla, if you find the next mail, bla 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 bla. Let's go, Annalisa. Va bene. Robe da leggere. Poi mi farò, per conto mio, il giro della città. Svuoterò tutti i bidoni. Ma non adesso. Adesso dobbiamo sbloccare ste cazzo di daily mission. Se no impazzisco. No. Sta calma. March. Earlier in Klipoth Fort. Stop, I know what you're gonna say. March, you said too much back there. March, you shouldn't reveal our goal to people we don't trust. Meanwhile, you guys were beating around the bush and speaking in riddles. But check it out. Seems like we landed with a pretty sweet deal, right? E invece. The royal treatment, rooms in a beautiful hotel. Cioè, in realtà sì, però la tizia puzza di merda, la Meloni, e quindi niente. Con la monnezza. Certo che leggo la monnezza. Importantissimo, sono cresciuto giocando a Pokémon, non posso non esaminare i bidoni dell'immondizia. All right, spit it out then. Earlier in Klipoth Fort, were you paying attention to the Supreme Guardian? Yeah, of course. This isn't my first expedition, you know. My powers of perception are sharper than the sharpest blade. E quindi, che hai percepito con i tuoi poteri di percezione, Perceziosanzis? Sapevo che c'era qualcosa che non andava. Something up with her. She seemed normal to me. She was kind of harsh at first, although it felt like she was looking through me. As in, I know she was speaking to us, but it seemed like her gaze was fixed on something far away. I had a similar feeling. Almost as if we weren't the only people in the room. Do you have to put it like that? That's scary. Ogni tanto non va avanti. Ah, perché devo scegliere, ok. Deve essere stato l'uomo invisibile. Anche detto Dio. Well, there's no way he'd get past Donhung's sharp eyes. Ma sei invisibile? Vabbè. She did promise to help us. I just hope she keeps her word. Let's get some rest. We need to save our energy for the discussions tomorrow. Oh! Corriamo in camera. Io per le 7:30 pensavo di aver finito. Invece sono le 7 quasi. Sono quasi le 7:30. Cosa sono? Sono le 7:15 tipo. There won't be any time for sightseeing. Va benissimo. It was a long day today. All I need is a hot shower and a good. Sì, sì, buonanotte. No, no, andiamo a dormire, ma che niente. Let's get to bed early and save our energy. Well, I'm off to my room then. Ah,
Qui c'è roba che posso rubare? Sì. Io scherzavo, ma c'era davvero. Cos'è? Cosa fa? Ah! Dicevo, cos'è sta roba? Ah, il corridoio, no. Sti cazzo. Oh, 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 oh. Cosa c'è qua dentro? È proprio un armadio. Sì, sì, lo so. Da quello che ti dicono i tuoi organi, un armadio perfetto, non ho letto. Vabbè, un buon odore. Vabbè, io entro. Vai. Take a deep breath, deep breath. No, perché? No? Vuoi starnutire? No? Congratulazioni! Ti sei fuso con l'armadio più perfetto dell'universo in una singola entità. Cosa sta succedendo? Cioè, cos'è? È una gag che tipo adesso il gioco mi incita a rimanere qua dentro perché magari trovo un segreto, però poi in realtà no, non trovo... Oh! Hai sentito? Si sta avvicinando un suono. Click, click, plip, plop, splish, splosh, Bloodborne, che succede? Qualcuno che cammina in corridoio. The real deal is coming. Sarà il diavolo dell'hotel, per forza. Resident Devil. Ok, si mangia i viaggiatori cattivi, va bene. No, i viaggiatori innocenti. Non sto leggendo nulla. Ah no, era room service per davvero, va bene. Ah, tutti i diavoli dell'hotel si travestono da servizi in camera. Lo sapevo, non mi posso fidare. Non mi farò ingannare così. La tua mente è più forte di quelle mura di città costruite da Clifford. Sei preparato? Mori, diavolo dell'hotel! Ma che cazzo? Niente, povero dipendente, non è stato pagato abbastanza. Oh, è stato bandito. E questa terra ora è purificata. Sono schizofrenico, ragazzi. La protagonista sbura è canonicamente schizofrenica. Ho ottenuto una cosa. Va bene, grazie. Vado a dormire, magari vado a dormire. Poc. Who are you? What are you? We are allies. Allies of the Guardians and Generations. What do you want? Scusate, ho appoggiato la bottiglia molto forte. Guarda, non so perché, ma non mi fido, sinceramente. Signorina Meloni, non si fidi della voce di Berlusconi defunto che, come in vita, diceva tante cose, faceva tante promesse. Hey, did you hear that? There's a group of Silvermane guards at the entrance, and I don't think they're here to say hi. Ma lì c'è un libro da raccogliere, tra l'altro. This is our escort. It's less friendly than I was expecting. Beh, sì, non si può mica essere sempre amichevoli sul lavoro, ti devi far rispettare. Let's go and meet them. We won't know until we're down there. Va bene, ma prima c'è un libro. Niente. Non posso raccogliere il libro, perso per sempre. Che poi non lo leggerò mai. Ok. And no tricks. Allora, sono un po' maleducati, però... No, ma ti pare. Signorina, lei è un personaggio importante? No, è comparsa. Salve. I am Bronya Rand, acting commander of the Silvermane Guard. Hai 12 anni. In the name of the Amber Lord in the highest...
and under order of Supreme Guardian Kokolia Rand, Cock. I hereby arrest the suspected infiltrators under the charge of plotting to incite rebellion. Bro. As agent of the Supreme Guardian, I herewith temporarily strip you of your freedom of action and speech. When you are tried by the adjudication panel, you will mi ricorda all'inizio di Shield Hero questa cosa. Against the accusations. Resistance will prove futile. You must come with me. Wait a minute. This isn't what we agreed. She said we were going to be escorted to discuss an urgent matter. Beh, effettivamente è una questione urgentissima, una ribellione, quindi no. Non è possibile. Non ci credo che Giorgia Meloni ci ha tradito così. Again. It seems like it's every third planet this happens. That's because you always act without thinking. You never have a plan. Hey, I'm improving. I'm coming up with a plan right now. And got one. Ok, vai, qual è il piano? Dunhung, the alley. The one that's been sealed off. Penso ci stiano sentendo, ragazzi, no? Possible. Sanno esattamente cosa stiamo pianificando e dicendo. Be ready to make an escape. Va bene. Huh? Really? I just wanted to say something. Va bene. No, in realtà non è meglio che andiamo. Cioè, se andiamo mi sa che ci decapitano e basta, quindi eviterei, forse. Shh. It's an old Astral Express escape signal. Do you play cards? No. Two pair. Hey, what are you with? Ah, sta dicendo 3-2-1, però in modo strano, ok. Ace! Ah, va bene. Ah, quindi è canon che le armi si materializzano dal nulla. Va bene. Chi è stata? Ah, è stata lei? Bravissima. Perché c'era un portale lì? Ah, è il coso lì, la frattura nello spazio-tempo. Ok. Alessina, io non so come interagire con te. Grazie per la presenza, grazie per... grazie per l'interazione, però sono confuso. Aspettavo che scrivessi qualcosa per risponderti in modo composto e calmo. Supreme Guardian's order was to arrest them. We cannot abandon our pursuit just because they fled into a sealed off area. Non è una sealed off area, bro, è un buco nero di morte e distruzione, forse. Yes, ma'am. Eradicate all threats to Bellabox security. That is what I must do. Va bene. La signorina qui è molto simpatica. Pensa sempre con la sua testa. Non segue. Lei è proprio il personaggio. Io seguo gli ordini, io non faccio domande. Ottimo lavoro, raga. Siamo solo quasi rischiato di morire, dai. We caught them by surprise. Nothing more. They'll be in pursuit soon enough. Let's follow the path. We need to guarantee our... Va bene. Io volevo solo sbloccare... Oh, livello 11, guarda un po'. Allora, qua non c'è niente. Qua è chiuso. Bella, bro. Scusa, Marzia, stavo... C'era un nemico, dovevo nemicare. Allora. Speravo meglio. Va bene. Let's test your knowledge. You have the worst luck running into me. C'è nessuno che... No, ok. Allora. Watch this. Take this. Who's the lucky one today? Godo. Ma come fate a essere vivi? Regà! Che 5 stelle sbloccato è il dottor Raziocinio qua e basta. Ancora non ho fatto nessun wish perché, allora, il piano è risparmiare per eventualmente, prima o poi, forse riuscire a prendere Kafka. Questo è il piano. È un piano di merda, però è quello che useremo.
Perché ho scelto che la mia identità in questo gioco è essere un Kafka simp. Allora, lì ci sono dei signori che mi sa che sono deboli al ghiaccio, quindi direi che facciamo così. E poi ci avviciniamo e facciamo questo. Godo. Dovresti mettere il 2x. Ma l'avevo messo prima, che si è tolto? Ah, ma guarda un po' cosa è successo qua. Allora. Fatto un cazzo, ma va bene anche così. Oh, quello 80. E allora te. Per favore, muori. Non è morto, ma va bene così. Allora. Speravo di fare più male, va bene. Porca troia, mi ha ammazzato Sbura. No, Sbura. C'è un banner che a 40 circa ti trova un 5 stelle assicurato. Non... qual era? Non è quello dei 300, vero? Ho guardato varie cose, c'erano ragazzi, non fate quella roba dei 300 pull con 5 stelle a scelta. No, ma hai detto 40, non 300, quindi non sarà quello. No, comunque per ora... per ora il piano coi banner è risparmiamo e poi quando sarà il momento spendiamo tutto in una volta. Adesso sto giocando un po' di merda perché sono distratto. Loro tanto adesso hanno danni dal coso. Regà, porca troia. Allora, Sbura è morta. Il che è un problema abbastanza grosso. Per evitare ulteriori morti, chi è che ha meno vita? Lei, allora, proteggiti. Quello iniziale. Ah, oddio, è vero. Quello lì effettivamente... è che più che altro per una questione di content volevo farli tutti insieme. Ah, ma voi siete deboli a Raziomon! Ah, ma ditelo subito! Allora... non sono deboli al fuoco però, quindi in realtà... qui colpisco a caso. Allora... Raziomon. Direi che possiamo fare... così... poi così su quell'altro. Vale? E ora meniamo. Chi meniamo? Meniamo prima questo che sta morendo. Però lui c'ha il 100%, però il 100% lo dovrebbe fare lui lo stesso. No. Va bene, non importa. Eccolo qua. Allora, se non sbaglio, questo lo fa... se lo uccide, lo fa sull'altro. Quindi, vediamo. Esatto. Evviva. Che palle, raga. È stato nero. Ok, poi... io direi... facciamo questa... adesso Raziomon fa le sue gag contro Jimmy. Marzia fa lo scudo su di lei che ci sta per morire. Poi facciamo un bel 4. Facciamo il buff alla velocità a tutti. E mi hanno fatto un botto di danno all'improvviso. Regà, quanto male fate! Ma porca troia, vanno malissimo! Ma c'era tantissima vita ancora, c'era lo scudo. Va bene, niente, è andata così. Mi stanno spaccando. Poi in realtà dovrei riassemblare il party per renderlo più... renderlo più ottimizzato. Vediamo un po'. F, eh sì, F questo. F tantissimo, mi hanno distrutto.
Fa ridere che lui c'ha il suono della campanella. Sono mortissimo. Sono così morto che non fa neanche ridere. Ma siamo lui. No, dai, non si è fatto il follow up. E niente, morto Lazio. E qua siamo nella merda. Vabbè, è andata così. Raga, che ce devo fare? È successa questa cosa. Arrivederci. Allora... Ah, sono under level. Ah, ok. Ok, sono under livellato. Questo spiega cose. Allora, andiamo un attimo. Sbagliato. Andiamo un attimo qui. Allora, intanto andiamo qui. Rifacciamo un po' il party. Perché lei in realtà è simpatica, ma in questa zona serve poco. Io direi di rimettere lui. Ah, ma lei è livello 2, bro. Lei era livello 2 in tutto questo, va bene. Rimettiamo lui. Per quanto non mi faccia impazzire avere due hunters. E direi di andare così, forse. No, no, ma ripeto, lo so che... Bro, puoi selezionare per favore? Cioè, lo so che c'è questa roba qui che la potrei fare, però... Oddio, 31. Ce ne manca uno, tra l'altro, per fare il 32 facciamo 3x8. No. 4 però. Ah. Conveniente a merda. Sì. Questo qui invece no, no, no. Qual è quell'altro? Eccolo, quello standard. Che volevo aspettare. Aspetta, vediamo i dettagli un attimo. Sì, sì, è permanente, bellissimo. Volevo sapere chi si trovava. Allora, 5 stelle, Imeco, Velt, Bronia. Si può trovare anche Bronia, Jeffort, Lara, Yancy, non so chi sia sta gente. Vabbè, questi mille robe, Lightcons, interessantissimo. Vabbè, dai. Va bene, dai. Ci siamo arrivati, il primo momento gacha. È giunto il momento. Partiamo con 10? Ma partiamo con 10, sì, dai. Anzi, sì, con 10 però costano 8. Via! Ok, 4 qualcosa, 4 stelle. Qui volendo c'è il coso per skippare tutto, ma no, con calma. E quella roba figa. Ah, questa 4 stelle. Cosa fa? Abundance, che non abbiamo nessuno, perfetto. O se ce l'abbiamo non è nel party al momento. Increase the weather's effect, resistance, ok. No, in realtà non ce l'abbiamo un healer, quindi è un po' un problema. Va bene. Oh, Gimbelax. Gimbelax qui è Destruction e di tipo fuoco, quindi interessante, me la segno. Non era quello che speravo di trovare. Mi servirebbe tanto un healer. Gradirei. Poi ho saltato troppo presto, volevo vedere prima l'animazione qua. Ok, sempre viola. Altro 4 stelle, ok. Swordplay, cosa fa questa? Non lo sapremo mai. Fine Fruit, Mashing Blocks, Secret Vow, Sbardox, Pelts, Astor. Ok, due luce coni. The Hunt, ok, ne ho 37. First time the... Damage dealt. Oh, carino questo. Ok, per ogni volta che colpisci il nemico si fa 8% di danni in più, arrivando fino a un massimo di 5, quindi arriva fino al 40% in più, buongiorno. Questo invece è Destruction, quindi lo possiamo dare a sbura. Aumenta il danno del 20%, 20% nemici, i cui HP sono uguali o superiori a quella... Ma è fortissima. Una figata atomica. E ne abbiamo 7 per 10, C'è un modo di averne un altro di questi? Un altro singolo?
sì. Non so quanto conviene, però sì, potrei fare questa cosa qui. No, soldi no, grazie. No, grazie, un po' troppino. Soldi veri no. O 160. Quindi c'è questi o questi. Questi però sono più rari. Guarda che questo qui, con questi qui tanto che ci si fa? Con questi ci si prendono personaggi assicurati. Con questi invece si prendono solo questi. Quindi dai, uno singolo. Uno. Giusto per fare l'ultima 8x. E facciamo l'ultima. E poi questo coso non lo tocchiamo più, mi sa. Anche perché ne rimangono 20, quindi in realtà ce ne rimane solo un altro da fare. Guarda, su questo qui, se non sbaglio, c'è il 5 stelle assicurato, no? E quindi... vai nel... scusate, ragazzi, mi dispiace, è andata così. Mi dispiace, ragazzi, è andata così. Purtroppo sono deficiente, ovvero deficito nella capacità di intendere volere. Non è vero, sono solo scemo. Sto cercando... aspetta, adesso torniamo. Va bene, grazie. Molto interessante. Qualcosa di figo? No. Va bene, dai, ci ha dato lei. Allora, adesso volevo capire un attimo. Vai nel 3. Nel senso. 3 sarebbe questo, presumo? Ah! Non avevo visto. Pensavo di averne 0 di questi. Ok, come non detto. Vabbè, tanto quegli altri si ottengono. Allora, visto che tanto ne abbiamo ancora... questi quanto costano? 90 l'uno. Abbiamo 700. Ne possiamo prendere 8 per fare l'ultima? No, ne possiamo prendere 5. Perché 5 è il massimo. Deal. Quanto dura questo deal? Altri 9 giorni. Allora, per adesso li lasciamo qui. Questi invece direi che conviene prenderli, no? Questi mi sa che conviene, punto. E beh, questi li prendo intanto. Però se prendo 5 di questi non posso prendere 5 degli altri. Ti direi anche sti cazzi. Allora, mi confermate la scelta a prendere 5 questi e quanti posso degli altri? Mi date l'ok per questa scelta? Adesso ho imparato che devo chiedere il consiglio. Vai, ok, perfetto. Consiglio il contrario? Sicuro? Sicuro? Perché sinceramente, da quello che ho sentito in giro, è meglio dare priorità ai banner temporanei che quelli permanenti. Si ricaricano aprendo le casse. Ah. Però comunque... è vero che tanto questi al momento non li farò, e se già 8 giorni. Oh, se no facciamo 4 e 4, passa la paura. 360 più 360, no, non è vero, non posso fare 4 e 4. Non posso fare 4 e 4 perché qua faccio 3 e 5. Allora, perché 2 sono 180 e 3 sono 270, quindi no, infatti. Vabbè, dai. Uno. E questi quant'è? Due, infatti. Ok, grazie. E ora. Quindi, fatta questa gag. Che sta facendo questa? Fa l'onda energetica? No, ok. Ora, fatta questa gag, però, possiamo potenziare Giannamax. Che lei in realtà non l'avevo messa in squadra perché non mi sembrava un granché. Però forse è un granché. Forse lo è, effettivamente. Multitarget potrebbe servire. Pulla, ma cosa pulla, Rick? Che ciò non conviene pullare al momento.
per cosa, in che senso non conviene il content, non conviene, voglio fare tutto in una volta, sono stronzo. Allora, Eidolons 50% o meno, l'attacco base fa altro 40% di danni, buongiorno. Tira, prego. Divine inspiration. Ale. Only several thousand ideas racing through my mind every minute. Allora, intanto ti calmi, Herta, com'è che ti avevo chiamato, a te non mi ricordo più. Poi, questa tizia qui che è nuova, vediamo un po' cosa fa. Fire damage ovviamente. 120%, anche poi lei lo so cosa fa, l'ho usata in un test, solo che nel test era potenziata, qui no, quindi devo vedere le differenze. Voglio la ludopatia, no, non ancora almeno. Fire damage, 120% del suo attacco a un singolo nemico, c'è un 100% di base, infliggere burn. Ok. Deals fire damage. Qual è la differenza tra queste due però? Che si attivano con questa... After the new skill, the next skill will be enhanced, which deals damage to a single enemy. Ok, quindi fa normalmente questa, ma se prima uso la ultimate e poi uso questa, fa la versione potenziata. Ok, talento, attacca un avversario con burn, fa danno fuoco aggiuntivo. Ok, simpatica, simpatichina. E in realtà il fuoco ci serve. In realtà il fuoco non è male. Perché tipo Asta è simpatica, però al momento non è, non è proprio un granché. Lui pure, volendo, lo possiamo togliere. No, non è vero, non lo possiamo togliere, è molto utile. Allora, qui ho trovato altre cose. La Madoide, quante ne ho. Qui ho trovato altre cose per The Hunt, ovvero questa. Sì, sì, era proprio questa, Switch. Perché c'era il lucchetto? Non lo so. Comunque, poi... per la nostra main character abbiamo questa, che era, fa 20% di danno in più, che è cioè, buona appunto. C'è il fanboy dentro, tra l'altro. Qui per lei, preservation, non mi pare abbiamo nulla di particolarmente wow, però questa cosa fa? Aumenta la difesa del 16% e l'aumenta ancora di più se ha metà vita. Preservation, sì. A che punto vanno via quelle preservation? Qui no, qui no, qui no. Ok, quando iniziano quelle più rare, non sono più per me. Va bene. Quindi abbiamo... aumenta la difesa. Quando breaka un nemico, recupera 12% della vita. Insomma, con altri personaggi magari anche buona, ma non con questa. Cioè, non mi pare sia particolarmente utile. Quando usa la ultimate, sicura, carina. When the weather delicious, ok, sempre la stessa. E queste qui sono quelle che ho già, mi sa. Senza mi sa. Poi c'è questa, che non so perché me l'ha messa qui, ma va bene. Allora, quindi abbiamo questa che ho io, che aumenta la difesa, che fa un po' cagare. Questa che, quando breaka, cura del 12%. E quest'altra che cura del 18% quando usi l'ultimate. Io direi... no, però questo quando breaka, lei non breaka quasi mai, quindi è meglio la ultimate. Direi che è meglio la ultimate. Ultimate, palle. Lei... però abbiamo detto che adesso la togliamo. Lei la togliamo e mettiamo chi nel party, però? Lei era utile perché colpiva tanti nemici, quindi ci servirebbe qualcuno che colpisce varie persone. Te che fai? Te colpisci più nemici, in teoria sei fatta per quello. Beato. Danni a tutti i nemici, se il nemico ha meno di metà vita fa ancora più danno. Tutti i nemici, tecnica sti cazzi per ora. Non c'era un follow up. Ok, questo può essere interessante in realtà. 25% a tutti. In realtà sì, lei può essere interessante da mettere adesso che siamo circondati da gente. Chi togliamo? Togliamo lei. Perché lei è vero che ci baffa, però ci baffa neanche troppo. Certo, la usa è molto forte. Io infatti non so perché l'avevo tolta. Mi sa che volevo mettere lei perché c'aveva la cosa qui. Che più debolezze colpisce, più aumenta il danno di tutti. Però non colpisce spesso debolezze per ora, quindi in realtà non conviene. Va bene, allora. Adesso, squadra. Rappresenta la mia squadra, un Mahmood. Demolidore. Che devo fare qua?
queste. Add. E poi dobbiamo livellarli. Allora, avevo letto che ci sono alcune classi che vengono targettate più di altre. Non mi ricordo quali sono queste classi. Non mi ricordo quali sono. Però, tipo, se hai un personaggio con poca vita e uno che invece viene targettato di più, quello con poca vita lo metti qua e quello con, che viene targettato lo metti qua e sei sicuro. Il riassunto semplice era quello. Quelle che hanno lo scudo. Sicuro? Cioè, allora, sì, quelli a cui metto lo scudo vengono attaccati di più, ok, però di base ho sentito che c'era il valore taunt, diciamo, che veniva... Cioè, avevano alcune classi, che era tipo Erudition e Hunt, mi pare, che sono appunto quelli che fanno i danni grossi. Cioè, sono quelli che fanno i danni specifici, quindi vengono attaccati prima loro, se non sbaglio. No, sì, sì. Ah, ok. Quelli che vengono scopati di più. Ah. Allora, Marzo, ti dovrei spostare. Quick setup, cos'è? Ah, ok. Mettiamo come due... Boh. Mettiamo lei, a caso. E Marzo la mettiamo in fondo, non lo so. Dai. Ora, ho sbagliato. Ora li livelliamo. Te ho dato qualcosa? No, infatti. Ah, per legge abbiamo questa. Aumenta il danno del 12% per ogni nemico sconfitto. Aumenta il 4% fino a 3 volte. Figo. Quindi può aumentare fino a un massimo di 24%. Totale. Aumenta il danno del 28%. Ah, però della ultimate del 28%. Questa non la posso usare. Ok, perfetto. Allora sì, direi questa e via. Ancora non posso mettere nient'altro. Che ore sono in tutto ciò? Quasi le 8, dai. E non abbiamo sbloccato quello che dovevo sbloccare. Devi trovare Geopard. Guarda, se fosse una questione di skill lo farei pure, però non, purtroppo non è quello il problema. Signorina, allora lei si deve un attimo calmare. A livello 19. Mi sembra un po' eccessivo livello 19, però, se posso permettermi. Direi livello 11 può bastare, credo, per ora. Non vorrei essere... né tanto non voglio essere overlivellate, che vorrei avere un po' di sfide e non distruggere tutto. 12 dai, 12 ci sta. Poi andiamo dalla signorina Sbura, livelliamo pure lei. Cinque livelli, 6, toh, così va bene. Livello 11. Qui sono quasi finiti, ma non importa. Poi, che altro c'ho in squadra? Lei. L'abbiamo appena fatta. Lui più o meno c'è. Facciamo un altro livellino al volo. To. Ale. In realtà dovrei usare prima questo, ora che ci penso. Dovrei usare più quelli che... è meglio se devo fare poco. Là. E qui... Ale. Quindi, ora che non siamo più, spero, under level, possiamo riprovare. Qui c'è pure sta roba da fare, però per ora evito, perché vorrei andare avanti con la trama, se possibile. Ok. Got the defense. Cosa ha detto? Va bene. 80. Adesso lui sta aumentando il danno tantissimo. Pariamoci subito tutti. Allora, chi è che ha meno vita? 286, 257. Lui. Però attaccheranno più lei, quindi mettiamo lei. Ok, poi. Botte. Tu. Ho sbagliato. Va bene. Cioè, no, non era quello che volevo fare. Poi se ho sbagliato non lo so. Aio. Zucca. Hai finito lo scudo già? Ah no, è perché l'ho già fatto due volte. Allora.
Li fa una volta. Sono tutti al 40%, quindi in realtà meglio fare così per ora. Cazzata nera. Altro scudino su Sbura, perché non è messa benissimo. Meglio. Sì, dovrebbe andare bene per questa cosa. E invece no, perché adesso lei non c'ha più skill point, perché non so contare, a quanto sembra. Vabbè, mena io. Ok. Allora. Ok. Adesso, in realtà lui lo lascerei al dottor Cassius, perché così almeno fa le cose. Oddio, in realtà no. Assicuriamoci che muoia al prossimo turno. Aio. Vabbè, adesso muore di sicuro. Veniamo lui. Allora, vediamo. Se faccio Q... non gli distruggo nulla, la poise, è vero. Vabbè, in realtà lui mi sa che muore lo stesso anche se faccio questa doppia, quindi... infatti. Allora, lei ha finito lo scudo, ma ormai sti cazzi. In realtà sti cazzi non è vero. Parliamoci di nuovo. Ah, Sbura ha finito lo scudo. Vabbè. Ok, quindi, la sua ultimate, cosa che faceva? Mi sono scordato. 120 a tutti. Ah, ok, pure semplice, giustamente. Se il nemico ha meno vita dei cazzi, va bene, mena tantissimo. 50% di danni a tutti, bla bla bla. Ok. Allora io direi di iniziare col botto qua. Oh! Fa molto ridere tutto a due per. Vale, sono tutti congelati, pensa un po'. Vabbè, uno vale l'altro e in realtà i più pericolosi sembrano essere questi. Quindi attaccherei loro. Vado. Adesso attacchiamo nessuno. Metto la barriera su di lei perché se non muore. Perché no, vabbè. In realtà dovrei concentrarmi sull'abbassare la vita sua. Beh, non importa. Adesso questo attiverà la passiva di Gianna, che colpisce tutti. Ah, questo non l'avevo predetto, ma grazie. Suka. Ho sbagliato, vabbè. Pensavo sarebbero rimasti tutti e due. Però come fai a essere vivo? Pensavo saresti morto. Vabbè, muore adesso. Evviva! È incredibile cosa si può fare quando non sei under level. Allora. Ho sbagliato tanto. Porca troia. Allora, questi sono errori che è meglio imparare a non fare. Ok. Porta l'ascio al 20, ascendilo, che poi ti dà il coso per fare. Mi hai convinto. Ma solo lui. Gli altri non li facciamo salire più di così per ora. Gli altri per ora li teniamo così. Così non mi sento troppo rotto. Ok, togliamo un attimo. Prendiamo così. Adesso è al 19. Quanto serve per... Bastano 3 di questi? No! Ecco perché non li dovevo usare prima, sono stupido. Uno di questo è troppo. Mannaggia. Vado gazzada. Vabbè, senti. Gli diamo questi e poi dopo... Se fai auto-add ti mette le cose perfette. In che senso? Ah, ok, giustamente.
Vabbè, se il gioco mi consiglia di usare uno di questi, mi fiderò. Ma è vero che a parte le ridà le cose in eccesso, è vero. Sono stupido, c'era anche in Genshin questa cosa. Ascendo. Non posso ascendere. Perché non posso ascendere? Perché devo essere a livello 15 e non ci sono. Vabbè, faremo dopo. Che livello sono? 11. Vabbè, è andata così. Possiamo fare questo, ma non lo faremo al momento. Dove devo andare, però? Devo fare sto coso, forse? Non credo. Tanto qua non ci posso andare. O forse sì. No. Mi sono perso in 2 metri quadri. No. Mi sono ufficialmente perso. Ah, ma c'è il segnalino, sono stupido. Ma vaffanculo, c'era la scala qua. Era semplicemente un punto in cui non ero ancora stato. Adesso si attiva Gian. Orco 2 shottato. Bravissimo Gianni. Arrivederci. Vabbè dai, questo è stato leggermente più facile di prima. Ma appena, cioè quasi non me ne accorgevo di quanto era facile. Era molto vicino. Ah, ho aperto il cancels. Dopo fosse partito una cazzo e mi sono cagato in mano. Allora, lì c'è roba. E quella roba la voglio però. Sposami, ciao Lama, guarda, grazie dell'offerta, non penso lo farò, però ripeto grazie. Oh, a meno che tu non dicessi alla Loli qui, alla waifu. Non mi ricordo cosa volevo fare, avevo un piano, ho detto adesso faccio questo, vabbè, nel dubbio si mena e basta. Alessina, grazie per il follow. Per un attimo ho detto, oh, chi cazzo è? Ale, che ore sono? Che io poi c'ho da fare però, c'è questo piccolo problema. Sono le 8, perfetto. Io alle 8:20 devo chiudere la live a tutti, anzi, in realtà tra poco devo chiudere la live a tutti i costi, perché alle 8:30 tipo dovrei partire da casa per fare cose. E devo ancora cenare. Wait. Silvermane guards here. They must have entered from another direction to cut us off. We should avoid an open conflict. Let's find another path. Sento la mia Loli waifu, grazie Lama. È molto piacevole sentirsi dire queste cose. In realtà no. Ma volevo... giusto, perché se attivo il portone giustamente si accorgono. Ehi, ma quel portone si è aperto e mi scopano. Va bene, devo andare di qua palesemente. Grazie. Qui però c'è la roba che io ho aperto e non ho esplorato. Che sicuramente sarà un dungeon. Un bidone. Ah no, non si può esaminare questo. Ah, ma sono tornato qui. Ma vaffanculo, era uno shortcut. Era uno shortcut. Sono stato miazzaccato. In un gioco non di Miyazaki. Ma tu pensa. Secondo me è un po' scomodo avere questi cosi ogni 2 secondi in città. Vabbè, sì, è fare il puzzle, via. Vai, dov'è la mia acqua un momento? Pronti. Che puzzle difficile, ragazzi. Madonna. Se non lo mettevano, guarda, ero passato, ma purtroppo mi hanno bloccato così. Mi fa sempre ridere che lei fa la pioggia di frecce di Radan. Ok. Madonna, quanto si sente che lui adesso è livello 20 e gli altri no. Allora, servirebbe un tipo fuoco che io non ho. Mannaggia. Vabbè, è andata così. Vabbè, in realtà... ha ragione lei. Let's make it quick. Facciamola quick, via.
Ale, chiudiamola in fretta. Ho sbagliato tasto. Madonna, che palle. Comincio a rimpiangere di star giocando con mouse e tastiera. Comincio a rimpiangere enormemente questa mia scelta. Sprecate così la ulti, va bene. Sì. Stessa di prima. Bominiamo lui. Tanto lei si carica in play. Quindi via. Mena tutto, mena. No, effect res. Bastardi. Ale. Easy. Easy. In realtà sei stata... Ah, è vero, dai. Dai, ha cardiato lei questa fight, più o meno. Mi piace che in questa città non c'è alcun problema di senza tetto che aprono le casse, eccetera. Cioè, tu, lasciano le robe qui per strada, nessuno dice niente, lasciano tutti lì. Va bene, il boss. Che ci devo fare con l'inventario? Consumabili. Can offer an attack boost for all characters. Ok. Ma non serve. O serve. Ma non li voglio usare. Vabbè. Li dovrò usare. Siamo più potenti. Secondo me non ce n'era bisogno, visto che abbiamo un tizio livello 20. Però va bene. Grazie. Beh, in realtà questo è il tutorial. Va benissimo. Oh, va che goduria. Va che goduria. Allora. Chi è quello con 80? Nessuno? Ah, ok. Madonna. Madonna. Raga, tranquilli. Sono già morti. E niente, è finita. Vabbè, c'ho il buff 40.000 attacco, eccetera, giustamente. Comunque... L'obiettivo di oggi era sbloccare le daily quest e anche oggi non ce l'abbiamo fatta perché mi sono dilungato ad ascoltare gli NPC che parlavano, quindi purtroppo è andata così. Chi è quello? Cos'è quello? Devo andare di qua? Sbagliato. Ops. Non si può girare questo? Ok. Oh, questo è interessante come puzzle. Forse l'ho fottuto, però. Sai che l'ho fottuto. Ok. Va bene. Cosa vuoi che faccio, Gianni, scusami? Sono molto confuso. Cioè, tu che sei, cos'è, mi aiuti nelle fight, tipo? C'è una zona che sarebbe l'inventario... Sì, vabbè, però quello... Beato tasto. Aiuto. Oddio, che cazzo è? Cosa cazzo sei tu? Ecco questo. Ma perché non me l'hanno fatta tenere per lui? Ecco, livello 19. Ah, a sinistra dello zaino ci sono le cose. Oh, sbagliato. Questo. Sì, però le cose, le daily quest... Ancora non sono state sbloccate, o sbaglio? E qua mi dice, per sbloccare le daily quest devi fare il nascondino. Il nascondino che cazzo è? Allora,
Questo signore è molto grosso e soprattutto io ho sbloccato sto coso qui. Appena capisco a cosa serve lui, ci torno. Dal tizio enorme. Immagino di qua. No, tranquillo, Gianni, con calma. Gianni? Dove sei? Gianni? Engaging in play. Ma è una delle fatine di Genshin, ok. Ok, è una delle fatine di Genshin. Ed è volato via. Va bene, torniamo dal tizio grosso. Torniamo dal tizio grosso e gli ameniamo o moriamo provando. Leggi la missione, intendi questa qui, you can run but you can... No, però non è questa. No, ok, intendi questa, quindi, presumo. Un attimo che mi chiamano. Dico subito. Ok, eccomi. Vai, go. Ma non mi pare il momento giusto per farla questa missione, visto che devo chiudere tra 2 secondi. Cioè, questo è l'universo simulato, lo facciamo un'altra volta, me lo stavo tenendo comunque. Ci metti poco, no, ma... Io letteralmente tra 10 minuti devo chiudere. No, qui faccio valere la mia autorità. La prossima volta giuro che la facciamo. Adesso volevo provare sto tizio prima di dover chiudere. Oh! Se mi ammazza entro 2 secondi, la facciamo. Allora, lui è congelato, quindi non è un problema. Lui è debole alle botte e al ghiaccio, quindi va bene. Allora, single target. Ok. In realtà non è stata una grande idea, però. Allora, parati tu. Usiamo subito la super skill della Madonna. Sbagliato, per fortuna non è successo niente. Sì, dai. Ok. Allora, adesso io direi... Sì, io direi ultimate. Ok, poi un bel AOE. Per fare danni un po' anche a Gianni lì dietro. Adesso si attiva. Non si attiva? Ah no, perché... Aia! Adesso... Non posso fare questa cosa. Ok, buono. Gianni, tu se non la smetti di rompere le palle. No, non c'ho gli scudi, mannaggia, le cazzo. Ok, un bella OE al volo. Ok, lui è un po' stanchino. Godo. Adesso si attiva la passiva, bene. Sarebbe meglio uccidere lui. Però lui sta morendo, quindi in realtà... non c'ho mai le skill quando arriva lei, però... Qui non posso usare lo zaino, vero? No. Quindi sono non un healer, ma attacco al cazzo e basta. Allora. Io direi di picchiare lui, perché tanto dare un dannetto in più a lui non serve. Invece picchiando lui potrei addirittura assicurarmi di ucciderlo. E poi guarda, c'ho pure questa. Ok, speravo di fare più male, ma va bene anche così. Ok. Allora...
Lei qual era la skill che faceva più danno con meno di metà vita? Era quella base? Sì, e allora andiamo con quella base. Ah! Niente, è andata così. È andata così, doveva andare così. Ok. Madonna santa, però mi sono gestito malissimo gli scudi di lei. Se me li gestivo meglio era fattibile, ma non l'ho fatto. Vabbè, salviamo lui. Lei muore di fuoco tra un attimo. È morti tutti. Oddio, si è attivata! Si è attivata, madonna, pensavo fosse morta. Qua tiriamo subito Golden Palle. Niente. Andata così. Andata così, invece forse ce la facciamo? Forse, magari? Please? Morta lei. Morti tutti, niente. C'ero quasi, se me la fossi gestita meglio. Allora, io direi, ragazzi, purtroppo il tempo è tiranno oggi. Per la gioia di Alessina facciamo la pull finale. Com'è che devo fare qua adesso? Allora, vado qui. E ok. Poi da qui però non ho i cosi, me ne mancano tre. Quindi vado su exchange. Non qui. Vado sul terzo. Non li posso prendere questi però. No. Fai prima in un altro modo. Dai, spiega. Queste? Non penso queste. Però dove eri prima? Qual era il... In che senso dove eri prima? Un carro. Qui. Ok. Sono qui. Ok. Apri. Cosa apro? Warp? Il Warpatium? Ok. Questo dovrebbe essere 5 stelle garantito, credo. Sì. Eccolo qua. Adesso sarà il più deludente di tutti. Ok. Ok, tanta roba. Il 5 st però. Il movimento 5 stelle chi è? Ah, il fanboy, chiaro. Chiaro, non so cosa faccia, vediamo subito. Però un altro Hunt, bro. A me non serve Hunt, a me serve un healer. Mi serve qualcuno che mi fa da supporto. Ce n'ho anche troppi di DPS. Va bene, va bene. Non si può scegliere quello che si ottiene. Allora, characters. Vediamo un attimo. Eccolo qui. Abilità, allora. Fa 50 danno da ghiaccio, certo. 110% a un singolo nemico. Attiva Soul Steel per un turno. Non so cosa sia. Quando Soul Steel è attivo, non verrà attaccato dai nemici. Il crit rate aumenta del 15%. E il crit damage pure. Sempre con Soul Steel. Quando attacca dopo aver attaccato un nemico, c'è il 50% di possibilità fissa di fare un follow up che fa danno da ghiaccio. Del 25%, che ha il 65%, madonna santa, che ha il 65% di possibilità di congelare per un turno. Bersaglio congelato non può fare azioni, bla bla bla. Riceve danno di 25% all'inizio del prossimo turno, quando riceve danno Soul Steel. Ah ok, però appena ti toccano, via tutta sta figata. E poi aumenta il crit rate del 60%, buongiorno. Quando Soul Steel è attivo, aumenta il crit damage del 30%. Ok, fighissimo. Fighissimo però finché c'è questa attiva. Appena lo toccano, via. Ti ho mandato l'amicizia. Dov'è? Eccolo. Prende questo, ecco. Chi è questo? Boh, accetto. Io accetto tutto, cazzo me frega. Via. Ale.
E aggiungendo un posto a tavola, che c'è un amico in più, io signori vado a cena, ci vediamo. Allora, forse domani, ah sì, ci vediamo domani sera, continuiamo domani sera con Genshin, perfetto. Allora, buon sabato sera.